Bravissimi, bravissimi, grazie a tutti, grazie al sindaco Salvatore Di Sarno, all'assessore Rosalinda Perna, al nostro dirigente scolastico Ernesto La Montagna, che ha scritto e adesso interpreta un testo poetico. Era un caldo giorno d'estate, silenzio c'era in tutte le contrade, agli ordini del bosco i bersaglieri giunsero, ed improvviso a sé del paese tutto cinsero. 8 malcapitati furono arrestati, senza prove, di brigantaggio furono imputati. A quei giovani ed increduli paesani fu contestato l'ordine del sindaco Angrisani. Per i derelitti fu decisa la fucilazione e a largo mercato avvenne l'esecuzione. Bene, allora, siccome c'è stato richiesto un bis. Grazie ragazzi. Bene, allora passiamo a questo momento importantissimo che vede lo scoprimento delle pietre d'inciampo e della targa commemorativa. Un momento bellissimo, voglio fare insieme.
Vai di là, vai di là, vai di là, dall'altro lato. La cosa si viene da quest'altro. Sì. No, no, vieni qua, vieni. Aspettiamo. Alziamo? Storico molto importante, parliamo di unità d'Italia, parliamo di brigantaggio, parliamo di una rivisitazione storica molto importante. Sei giovani sommesi hanno donato la propria vita, uccisi da un tribunale sommario. Loro avevano dei sogni, avevano delle cose da raccontare, avevano una vita da vivere, invece sono stati barbaramente uccisi senza avere la possibilità di difendersi in un tribunale serio. Questa rivisitazione è davvero importante, per la prima volta a Somma Vesuviana dedichiamo a questi nostri cittadini le pietre d'inciampo. Loro sono dei nostri eroi, eroi probabilmente non dimenticati, ma con le pietre d'inciampo li avremo tutti i giorni la possibilità di pensare a loro e di onorarli come è giusto che sia. A me mi viene da rispondere subito con una osservazione di carattere più generale. La unica cosa bella e buona che è successa in questo periodo orrendo della vita è che la gente ha maneggiato di più i libri, hanno letto molto di più. Immagino che si sia letta letteratura, romanzi, però c'è scappato pure la storia. Per esempio, vedo molti libri di storia proprio in edicola, magari messi insieme al giornale. È uscito un libro sul 2 giugno, è uscito un libro sull'Unità d'Italia, è uscito un libro che si chiama Perché siamo ancora fascista. Insomma, voglio dire, trattando anche temi proprio del giorno. Ecco, questo allora mi posso permettere di dire, la storia che stava un poco perdendo colpi nel momento in cui soprattutto internet e cosa andava alla grande, ha ritrovato una specie di dimensione più umana, più vicina, e secondo me, siccome la storia fa bene, è meglio saperla che non saperla, io ne sono particolarmente lieto e interessato.